In questo esercizio di elettrostatica c'è un pendolino elettrico di carica negativa che viene respinto da una lastra di carica negativa. Il pendolino inizialmente in posizione verticale si inclina di un angolo alfa e l'angolo di inclinazione è l'incognita del problema. I dati sono la lunghezza del pendolino fino al centro della pallina, 20 cm. Il raggio della pallina 1 cm, la massa della pallina 2 grammi, la densità di carica superficiale della pallina, cioè del pendolino, meno 2 nanocoulomb al centimetro quadrato, vuol dire che su ogni centimetro quadrato di superficie della pallina ci sono 2 nanocoulomb negativi di carica. Poi sappiamo che vale 2 cm la distanza fra la lastra e il punto in cui è appeso il pendolino. E poi conosciamo i dati della lastra, che è un disco di raggio 80 cm con una carica totale negativa di 1,60 microcoulomb. Analizziamo le forze sul pendolino, cioè sulla pallina, che consideriamo come punto materiale, quindi tutte le forze partono dal centro della pallina. Le forze sono tre, c'è la tensione del filo che il filo fa all'indietro per non farsi strappare. Poi c'è la forza peso verticale e la forza elettrica che è repulsiva e quindi agisce verso destra. La somma vettoriale tra la forza elettrica e la forza peso dà una forza che è uguale opposta alla tensione del filo. In questo modo la risultante delle forze è nulla. Si forma qui lo stesso angolo alfa che è la nostra incognita, l'inclinazione del pendolino. Rispetto a questo angolo alfa, il cateto opposto è la forza elettrica e il cateto adiacente è la forza peso. Quindi il rapporto tra forza elettrica e forza peso, cateto opposto diviso cateto adiacente, ci dà la tangente di alfa. Questa relazione ci permetterà di calcolare alfa come arco tangente di forza elettrica diviso forza peso. La forza peso è m per g. Questa relazione vuol dire che la pallina di massa m interagisce con il campo di gravità lì presente, dove è la pallina, e da questa interazione nasce la forza peso verso il basso. Invece la forza elettrica nasce dall'interazione della carica Q della pallina con il campo elettrico della lastra e lastra che è presente in quel punto. La lastra infatti di segno negativo fa un campo elettrico verso se stessa che va ad agire sulla pallina, sul pendolino. E siccome il pendolino ha carica negativa, sappiamo che la forza che subisce è rivolta in verso opposto al campo elettrico della lastra. Infatti già sappiamo che questo vale per le cariche negative. Quando una carica negativa sente un campo elettrico di qualche altra sorgente, in questo caso della lastra, riceve una forza elettrica che va nello stesso verso del campo se la carica che subisce la forza è positiva. Invece la forza elettrica va nel verso opposto al campo, come in questo caso, se la carica che subisce la forza è negativa. In questo caso il pendolino. Per ricavare la nostra incognita alfa dobbiamo quindi calcolare la carica del pendolino e il campo elettrico della lastra. La carica del pendolino la calcoliamo conoscendo la densità di carica superficiale, che infatti è definita come la carica sul pendolino diviso l'area del pendolino. Il pendolino è una sfera, quindi l'area di una sfera si calcola in questo modo, dove Rp è il raggio del pendolino da 1 cm. Con la formula inversa ricaviamo la carica del pendolino moltiplicando la densità di carica superficiale, che è meno 2 nanocoulomb al centimetro quadrato, per l'area della sfera, della pallina, che è 4π greco per 1 cm². E questo è il risultato, cioè una carica negativa del pendolino espressa in nanocoulomb, risultato ragionevole. Ora calcoliamo il campo elettrico della lastra sul pendolino. Utilizziamo la formula del campo elettrico di una lastra, ma sappiamo che è una formula approssimativa, che è valida solo a brevi distanze dalla lastra. Dobbiamo quindi, prima di applicarla, verificare che il campo elettrico della lastra che andiamo a calcolare sia a brevi distanze dalla lastra. Ricordiamo che tra la lastra e questo punto ci sono 2 cm quando il pendolino è in posizione verticale, poi il pendolino si inclina e questa distanza aumenta, potrà diventare 3 o al massimo anche 4 cm. Per dire se 3 o 4 cm sono una breve distanza, dobbiamo confrontarli con le dimensioni della lastra, per esempio il raggio della lastra. Il raggio era 80 cm e 3 cm rispetto a 80 cm è circa un 25esimo. Perciò diciamo che questa formula funziona abbastanza bene e può essere considerata un'approssimazione soddisfacente.
però ci serve da calcolare la densità di carica superficiale della lastra, che non va confusa con quella del pendolino. Qui abbiamo due densità di carica, di carica superficiale, una è quella del pendolino e l'altra è quella della lastra. Infatti abbiamo due superfici cariche, una è la sfera del pendolino e l'altra è il cerchio della lastra. La densità di carica superficiale della lastra si calcola dividendo la carica totale sulla lastra diviso la superficie della lastra, che è un cerchio di raggio 0,8 metri. Ricordiamo l'area del cerchio, pi greco raggio al quadrato. La carica sulla lastra era questo valore e quindi adesso andiamo a sostituire la densità di carica superficiale della lastra al posto di sigma L. Andiamo quindi anche a sostituire il valore di K0, 2π greco, K0 è questo valore qua, e sigma L l'ho appena calcolato qua sotto, eccolo. Il risultato del calcolo è un campo elettrico di segno negativo perché è rivolto verso sinistra e di questo valore. Perciò adesso abbiamo calcolato il campo elettrico della lastra e prima avevamo calcolato la carica del pendolino. Moltiplicandoli possiamo calcolare la forza elettrica che subisce il pendolino, la forza elettrica repulsiva verso destra, Q per il campo della lastra. E questo è il calcolo, il numeratore di questa frazione. Infatti questa è la carica Q del pendolino per il campo della lastra appena calcolato. E scopriamo quindi che la forza elettrica che spinge il pendolino verso destra vale circa 1,13 millesimi di newton, millinewton. Allo stesso modo calcoliamo la forza peso che tira giù il pendolino, che aveva la massa di 2 grammi. Quindi 2 grammi per 9,8 metri al secondo quadrato, abbiamo 19,6 millinewton. E dunque questo è il rapporto fra la forza elettrica e la forza peso. E questo è il rapporto che ci dava tangente di alfa. Dunque la tangente di alfa vale questo rapporto, vale circa questo valore. Per trovare l'angolo alfa dobbiamo fare l'arco tangente di questo valore e otteniamo circa 3 gradi,3. Questo significa che il pendolino è poco inclinato.